arriva il momento del cambio, entra in campo quando mancano meno di 30 alla fine. Risultato di perfetta parità, questo cambio potrebbe rivelarsi un fattore importante per cercare di modificare gli equilibri in loro favore. Decisivo l'intervento qui. Aguirre. Possibilità di contropiede. Se ne può andare adesso. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Pallone buttato via. Occhio al suo movimento. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. 1-0, hanno capitalizzato il loro possesso palla e la loro pressione col gol del vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Vantaggio che regala un momento di sollievo all'allenatore che sta incitando la squadra fin dal primo minuto. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Rodriguez. Rodriguez. Apprezzabile questo pallone. Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Mezza. Non può sbagliare da lì. E c'è il gol, le hanno fatto subito un'altra difesa evidentemente ancora sotto shock. Il replay mette a nudo le pecche della difesa in occasione del gol. Tutto è nato da cosa? Da una palla persa nella propria tre quarti. Una disattenzione che a questi livelli costa cara. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Cercano il buco nella difesa avversaria. Possesso palla infruttuoso e perdono il pallone. Pallone comodo, recuperato dal portiere. Ancora un quarto d'ora da giocare. Gran palla questa. Respinge corto il portiere, pericolo. C'è grande pressione su di lui. Rodriguez. Ferma bene l'avversario, può ripartire.
porta. Ha una grossa chance qui, attenzione. Ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Straordinario in questa circostanza nell'uno contro uno. Aveva tutto da perdere. Ma come ne è uscito? Alla grandissima. Allontana concedendo un tiro dalla bandierina. Palla messa in mezzo. Palla battuta troppo sul portiere che non ha problemi. Lo salta di netto. Conclusione terminata fuori di poco. Fernandez si lascia passare. C'è spazio, attenzione. Prova a colpire al volo e c'è il gol che rende caldo, caldissimo questo finale. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, il proprio marcatore. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Rodriguez. Partita agli sgoccioli, può essere una delle ultime occasioni. Azione che sfuma e Miraxa sventata. Cerca il sostegno dei compagni. Occhio, un pallone importante per chiudere la partita, attenzione! E c'è la rete che rende ancora più significativa la distanza tra le due squadre. Il replay mostra la troppa sufficienza con cui la difesa ha liberato l'area. Gli avversari hanno approfittato dell'errato disimpegno per recuperare palla e imbastire l'azione d'attacco che ha portato al gol. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Punizione, posizione invitante. Grande sicurezza da parte del portiere, efficace la sua presa. Si chiude qui il match con la vittoria della formazione ospite. Niente da dire, Pier, hanno meritato questa vittoria. Forse potevano farne addirittura qualcun altro, resta comunque una buona prova. Occhio al suo movimento. C'è il cambio quando manca più di mezz'ora al termine. Partita che resta apertissima, ci vuole poco per rimettere tutto in discussione. Essere avanti è sicuramente un vantaggio anche a livello psicologico, ma non basta. Ha tempo e spazio per crossare. Palla in out, calcio d'angolo per loro. La mette in mezzo, pallone che viene allontanato. Ferma tutto con questo intervento rischioso. C'è spazio per la ripartenza. Occhio al traversone.
è andato a un passo dal gol, conclusione che è terminata di poco sul fondo. Va detto che era pressato, difficile dai fare meglio di così, Pier. Puntuale qui il difensore nel recupero. Occhio alle sovrapposizioni. Buono il dive by. C'era la respinta sul tiro. Ha il pallone del pareggio. Palla deviata e intervento decisivo. Hanno la possibilità della ripartenza. Perdono palla. Occhio all'avanzata. Può metterla al centro. Palla intercettata bene. La mette fuori su questo corner. Prova col lancio lungo. Miracolo del portiere. Pallone in mezzo. Azione che sfuma. Insiste nella sua azione. Testa alta, prova il cross. Situazione complicata, poco spazio. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Grande recupero. Arriva la segnalazione. Tutto fermo, posizione irregolare. Non ha avuto il tempo di rientrare. Quando ha capito di essere oltre l'ultimo difensore era troppo tardi. Vuole la scossa e questa sostituzione per lui può essere utile. Perde il controllo della sfera. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Prosegue la fitta serie di scambi in attesa che si apra un varco. Si chiude qui l'azione col pallone riconsegnato agli avversari. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Interviene l'arbitro, che sanziona l'intervento precedente. Ha provato a capire se ci fosse il vantaggio e invece è punizione. Fallo che non viene punito col cartellino. L'arbitro però mi sembra sia stato chiaro. Al prossimo sarà ammonizione. Sì, non può più sbagliare ora. Sa di essere a rischio ammonizione. Legge bene la traiettoria e riparte. Buon pallone filtrante. A campo a disposizione. Tiro respinto. Si supera il portiere. Sembrava un tiro a botta sicura questo. Ma ha reagito in una frazione di secondo. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Spazzano via il pallone. Opportunità. Conclusione che non ha preso il giro sperato. Aveva mirato il palo lungo. Se avesse centrato lo specchio probabilmente non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere. Buono il recupero del pallone. Ultimi istanti del match, minuti che scorrono sul cronometro. Sale la spinta del pubblico di casa. Attendono solo il triplice fischio per festeggiare questa vittoria. Bravo qui a smarcarsi. Attenzione perché è solo. E c'è il gol. È una partita davvero a senso unico. Il replay ci permette di apprezzare meglio la conclusione con cui ha battuto il portiere da pochi passi. Ha avuto la palla buona e non l'ha fallita. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Il palo dopo il tocco del portiere. L'arbitro non ha dubbi, è dunque fuori gioco. Non una buona lettura qui. Ha aspettato la palla praticamente immobile e per la difesa diventa un gioco da ragazzi e scappare in avanti e far scattare il fuorigioco. Può andare nello specchio. Ha tolto il pallone dalla porta con questo trucco. Palla verso il centro dell'area. Azione che sfuma.
Prova la conclusione. C'era solo la potenza in questo tiro, chissà cosa sarebbe successo se l'avesse alzata un po' meno. Sono d'accordo con te, Pier. La palla sembrava destinata in porta, solo un po' di imprecisione qui. Tackle efficace. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. L'arbitro estrae il cartellino, giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Conclusione potente, ma il portiere non ha avuto problemi. Si era intuito che voleva calciare davvero a tutti i costi. Un po' egoista qui. Diverse soluzioni a disposizione. Il tecnico non avrà apprezzato. Formigliano, occhio al pre, si libera alla grande, ottima posizione, ottimo intervento del portiere. Attenzione, pericolo, prova in porta, intercetta il tiro. Attenzione, rischio, è già ammonito. Secondo giallo, era già ammonito, finisce qui la sua gara. Capisco, sono stato in campo, non è sempre facile controllarsi, però ha commesso un'ingenuità, doveva risparmiarsi. Fischia alla fine l'arbitro, esultano i tifosi di casa per questo successo. La squadra di oggi mi è piaciuta al di là del risultato, devo dire che ho visto parecchie cose che mi hanno convinto.